sfondata sul lavoro. E allora Mario cosa dirà ai suoi figli a casa questa sera? Che qualcuno ha sbattuto il suo futuro fuori dalla storia, col sorriso di chi prende 500 volte la sua paga. L'Italia tutela il paesaggio, tutela la cultura, gettando litri e litri di cemento sopra la natura. Si finisce per inaridire il cuore della gente, che di fronte alla cultura diventa indifferente. E pensare che tutti i cittadini sono uguali per la legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione. Ma se ti paghi un avvocato, trova lui la soluzione. Così il processo, come sempre, finisce in prescrizione. Io mi rivolgo a lei, caro presidente, perché l'Italia per me è importante. Io mi rivolgo a lei come garanzia, lei che è il sigillo della democrazia. Io mi rivolgo a lei, lo faccio con passione, o qui si fa l'Italia o si muore. L'Italia è una, indivisibile, e così sia. Ma purtroppo c'è chi ha un'idea un po' strana di democrazia. È ammalato di paura, vive di pane e di nostalgia, col fucile alla finestra, ora in preda alla follia. Follia! L'Italia tutela la ricerca, ma prova tu a declamare questa frase davanti ad un portone dell'università. Lì dove uno studente non dorme tranquillo nel suo letto, ma per farsi ascoltare è costretto a vivere sul tetto. L'Italia ripudia la guerra, ma è uno stato di base. Sarà che dopo la liberazione siamo tutti un po' americani. E poi quando minacciano un paese con il quale siamo in affari, l'Italia è pronta a sacrificare i suoi figli militari. Io mi rivolgo a lei, caro presidente, perché l'Italia per me è importante. Io mi rivolgo a lei come garanzia, lei che è il sigillo della democrazia. Io mi rivolgo a lei, lo faccio con passione, o qui si fa l'Italia o si muore. Io mi rivolgo a lei, caro presidente, perché l'Italia per me è importante. Io mi rivolgo a lei come garanzia, lei che è il sigillo della democrazia. Con amore, o qui si fa l'Italia o si muore.